Alpino, infermiere, servitore dei malati e dei poveri, il cotolinghino fratello Luigi Bordino è stato proclamato beato. La sua vocazione verso i più deboli maturò nella tragica campagna di Russia. Prima il servizio di Caterina Cannavà, poi Gianmario Ricciardi. L'incarico di Sua Santità Papa Francesco, do lettura della lettera apostolica con la quale il Sommo Pontefice ha iscritto nel numero dei beati il venerabile servo di Dio, Fratello Luigi Bordino, religioso. La formula introduce la cerimonia di beatificazione di Fratel Bordino in un pomeriggio di sole davanti a migliaia di persone, sacerdoti con il cappello alpino, tanti concelebranti, i vertici della piccola casa, 7 vescovi e 2 cardinali, molte suore, sindaci e autorità. Per il gigante buono che è tornato dalla Russia si dedicò ai sofferenti sulle orme del Cottolengo e in prima fila, emozionata, la suora del miracolo. Cos'è successo? Come mai si è affidata a Bordino? È perché avevo bisogno. Avevo un male brutto e ho chiesto che mi aiutasse a prepararmi bene per morire. E lui mi ha fatto la grazia di guarire. Da allora la sua vita è cambiata, anche la sua? Eh sì, mi sento di più in unione col Signore, le cose le faccio più con lui, per lui. Invece prima forse le facevo un po' con una soddisfazione propria. Cosa ha imparato lei da questa vicenda? E bisogna fidarsi del Signore, avere fede, fidarsi del Signore che Lui fa le cose grandi che noi mai più pensiamo. Intorno alle penne nere di ieri, dell'altro ieri e di oggi, il labaro nazionale, i vessilli di sezione, i gagliardetti di gruppo, i cappelli alpini sono ovunque. La chiesa piemontese fa festa, tutti cantano e ognuno fa la sua parte con l'attenzione e il rispetto di sempre per gli ospiti e gli amici del Cottolengo. Il significato di questa presenza, l'amore per una persona che ha fatto molto per gli altri, con una esperienza storica che dal mio punto di vista è completamente profetica. Andrea Bordino nasce nel 22 della marcia su Roma, è il 12 agosto e c'è la malora. Tutti intorno i guasti della Grande Guerra, la campagna povera e disperata. Suda, gioca, aiuta il padre, ma il destino lo aspetta che ancora non ha 20 anni. Artigliere alpino della divisione Cuneense, destinazione Russia, che ci restituirà migliaia di morti. Accerchiati, gli alpini sfidano la morte bianca. Sono le notti dei morti congelati. Scatta improvvisa l'ora della prigionia. Andrea e il fratello, insieme ad altri 40, caricati su un carro bestiame. D'ora in poi si incontra con il male che non ha mai immaginato. Prima i lager, i gulag della Siberia, poi i campi della Mongolia. Come Giuseppe Benedetto Cottolengo nelle soffitte di Torino, così lui nel campo 19-3 di Pactarol cura i feriti e i moribondi. Torna e bussa alla porta della piccola casa della Divina Provvidenza. Lo chiamano Luigi della Consolata, è infermiere nella testa e nel cuore. C'è sempre uomo prima che fratello, incarna l'umiltà. Caritas Christi urget nos. Ha le mani grosse da contadino che si è fatto tra i filari che da Castellinaldo scendono verso Alba, uno degli angoli più veri del Roero. Fratello Luigi si sottopone a delle analisi e quando legge i risultati lui stesso si diagnostica la leucemia mieloide. Anche lui deve forse aver pensato perché? Ma si risponde come tutti al Cottolengo, Deo gratias, ha 55 anni e si incammina per la strada impervia ad un calvario pesante. Per 2 anni soffre, prega e muore. Dio dà, Dio toglie. Il 27 agosto del 1977, ora è beato.